Click! Ben ritrovati miei cari avventori dell'Usona Balcalcio. Parliamo un po' di calcio internazionale e non mi si scomodi adesso la Divaia che sta già sobbalzando chiamando non so l'Irinvin oppure che ne so la Z Alkmaar o qualche altra compagine che possa essere il Twente o magari in Belgio il Moskroen o chissà il Club Brugge piuttosto del Cercle Brugge. No, stia calmo la Divaia, Divaia, calmati, va bene, perché per partite internazionali intendo Champions League, Europa League e Conference League, ossia quali siano le squadre che noi italiane siamo andati a pescare nell'urna. Ok, quindi ci mettiamo, anzi mi metto, il dottor Luisone si mette nei panni delle italiane, ok? Volete seguirmi? Benissimo, allora per prima cosa iscrizione, condividere con tutti i vostri amici calciofili che conoscete e subito mi piacino al video di Giorno Calcio, promesso e concesso, grazie. Iniziamo vestendo i panni dell'Inter. L'Inter ha pescato il Benfica e oserei dire a fronte anche di City, Bayern di Monaco, Real Madrid, lo stesso Napoli che comunque certamente secondo me era meglio da evitare per qualsiasi squadra. A mio modo di vedere l'Inter ha pescato nel plateau delle squadre ovviamente rimaste in Champions League, quindi gioco forza, squadre importanti, però ha pescato la più abbordabile obiettivamente, il Benfica, quella anche che incute un po' meno timore rispetto alle altre. Però certo, se l'Inter, ok, è contenta del sorteggio, non si pensi che là a Lisbona, al Benfica, non abbiano stappato le bottiglie di champagne. L'Inter è contenta tanto quanto il Benfica è stato contento di vedere l'Inter come sua prossima avversaria. Sono, secondo me, alla stregua. Il Benfica sta facendo molto bene in Portogallo, è primo in classifica, 21 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, è il rullino di marcia, ricordiamo che ha tenuto dietro nei gironi il Paris Saint-Germain, seppur a pari punti, ma il Benfica comunque è riuscito a esserli davanti. Quindi una compagine che l'Inter, mettendoci nei panni dell'Inter, deve rispettare sommamente e deve riflettere su un qualcosa, che se si andranno in campo con lo stesso piglio e soprattutto con la stessa verve del ritorno a Porto, l'Inter uscirà dalla Champions League, perché il Benfica è ben altra cosa. Poi certo, il sorteggio è stato favorevole, quindi starà ai nerazzurri, ok, cercare di trovare euforia, perché ho sentito ad esempio le dichiarazioni sia di Simone Inzaghi sia di Mkhitaryan a fine partita col Porto, dove dicevano: ma adesso si arriva ai quarti, tutto può succedere, ma non ci credevano neanche loro. E invece adesso sì che ci devono credere più che mai, perché obiettivamente davanti a sé hanno la strada possibile verso la finale. Perché dico verso la finale? Perché non solo hanno pescato il Benfica, squadra comunque alla portata dei nerazzurri, ma nell'eventuale semifinale vi troveranno la vincente tra Milan e Napoli. Quindi due compagini che in Italia si conoscono e che l'Inter ha battuto sia il Milan che il Napoli. Quindi perché no, mettendoci nei panni dei nerazzurri, i nerazzurri ne hanno ben donde di sognare anche in virtù del fatto che il campionato ormai è andato, testa alle coppe, Coppa Italia e soprattutto Champions League. E Simone Inzaghi è bravo ad avere la testa alle coppe. Quindi ottimo per l'Inter. Ah, e poi voglio dire una cosa, attenzione, io sono contento per gli italiani, io non sono di quei gufi, io non vado a gufare, io come chi mi conosce e mi segue lo sa, io guardo alla mia maglia che vedete qua dietro, solitamente parlo di Buragna, ma poi sconfino anche a parlare di altro, ma quando si tratta ad esempio di andare in Europa, io sono contento se le squadre italiane vanno avanti. Io non gufo, io guardo al mio orto e anzi spero sempre che siano di più i tifosi che sposino questa causa, ossia di esultare in primis per le cose giuste della propria squadra e non mai ridursi ad esultare per le sfighe altrui, perché quando ci si riduce ad esultare per le sfighe altrui vuol dire che abbiamo molto ben poco da guardare in casa nostra. Attenzione. Quindi io sono molto contento per l'Inter, così come sono altresì contento per il Milan,
e ora vestiamo i panni del rosso nero, che aveva anche lei timore di andare a pescare City, Bayern, aveva il timore di pescare il Real Madrid, e invece l'urna gli ha regalato il Napoli, una squadra che ovviamente incute timore, incute molto timore, perché il Milan ha ben sotto gli occhi quello che il Napoli sta facendo e soprattutto le ali dell'entusiasmo su cui appunto voleranno. Ma il Milan è il Milan, è in Champions League più che mai. Il Milan è la seconda squadra ad aver vinto in Europa più coppe dalle grandi orecchie di tutti, dopo ovviamente il Real Madrid. E quella sera, quando si andrà a giocare a Milano, il Napoli lo avvertirà, si azzererà tutto. E il Milan ha grande occasione, più che mai. Il Milan può battere il Napoli in un doppio confronto? Io dico di sì. Poi, il mio pronostico ovviamente tende oggi ad essere comunque favorevole a Napoli. Secondo me, se bisogna dare una quotazione, è 65-35 a favore del Napoli. Ma però il Milan può farcela. Il Milan può farcela se Inter Benfica vede un 50-50, ed è un 50-50. Io vedo Milan 35, Napoli 65, ma vuol dire che il Milan ce la può fare. Il Milan sarà nella gara d'andata che tesserà appunto la ragnatela della sua fortuna, eventualmente, o della sua sfiga. Ok? Quindi il Milan, se aveva un'occasione, gliel'ha regalata Kluivert. Mi pare che sia stato lui, tra l'altro, a pescare i bussolotti. Quindi un sorteggio favorevole anche al Milan, che dopo incontrerà per l'appunto, così come in Napoli, la vincente tra Inter e Benfica. Ma quale sorteggio poteva esserci migliore da regalare da una parte Benfica, Inter, Milan e Napoli, e dall'altra Bayern di Monaco, Real Madrid, City e Chelsea? Cioè, più di così cosa si voleva, sorbolina? Mettiamoci poi nei panni del Napoli, che fa secondo me la parte del leone da quella parte della Champions League, no? Dove ha davanti prima il Milan e poi la vincente tra Inter e Benfica, un Napoli che vola, come detto, sull'onda dell'entusiasmo e può arrivare in finale. Oggi Napoli più che mai vede la finale, vede la possibilità di un clamoroso double, di un clamoroso doppio, incredibile davvero quello che sta facendo il Napoli. E anche lei si potrà concentrare unicamente sulla Champions League, perché ormai il campionato, non me ne vogliate tifosi napoletani, toccatevi pure i maroni, ma è vinto già da oggi. Quindi Napoli ha una grande occasione, così come una grande occasione ce l'ha il Milan, così come una grande occasione ce l'ha l'Inter. Napoli 65% di passaggio, Milan 35, Inter 50, che se lo divide col Benfica. Dall'altra parte City Bayern 50-50 e Real Madrid Chelsea io do un 70-30 per il Real Madrid. Poi andiamo a vedere le italiane con una coppa un po', diciamo, meno blasonata, quella dell'Europa League, dove la Juve non è stata fortunatissima, ha pescato lo Sporting di Lisbona, squadra che ha eliminato tra l'altro l'Arsenal, colei che è la regina, almeno in questo momento, della Premier League. Quindi quale compagine più temibile per la Juve, che non sta certamente vivendo un'annata semplice, che andare a pescare lo Sporting di Lisbona? E non pago di ciò, avrà in semifinale la vincente tra Manchester United e Siviglia. Quindi sorteggio veramente tremendo per la vecchia signora. Mentre dall'altra parte c'è la Roma che ha pescato il Feyenoord e si rivivrà, pensate, la finale che vi è stata l'anno scorso in Conference League. Si rincontrano nei quarti di finale di Europa League, incredibile. Saranno senza Zaniolo quelli della Roma. Chissà mai che questo déjà vu con l'assenza di Zaniolo non possa essere una sliding doors a favore questa volta degli olandesi, una partita aperta a qualsiasi risultato. Se Juve Sporting, io vedo leggermente favorita la Juve, ma di 55-45, non di più. Roma Feyenoord è un 50-50. Secondo me è un 50-50, tutto può accadere. Da non sottovalutare il Feyenoord, perché la Roma è una compagine che può vincere con chiunque, ma può anche perdere con chiunque. E poi
incontrerà eventualmente la Roma, dovesse passare, e dalla parte favorevole del girone, la vincente tra Bayer Leverkusen e il Saint-Gilles, che è una squadra belga. Quindi sicuramente più facile il cammino della Roma per la finale piuttosto che quello della Juve. Ma c'è anche qua possibilità, se in Champions League, in una semifinale, che due italiani si incontrino in una, in questo caso, finale di Europa League, Roma-Juventus. Ditemi dove firmare, sarai contento per il calcio italiano. Poi certo, avrai una preferenza eventuale sulla vincente in Europa League, ma rimanderei a quel video il mio pronostico. Poi, per quanto riguarda la Conference League, la nostra cuginastrazza della Fiorentina ha pescato il Lech Poznan, una squadra polacca, sicuramente agevole anche per la Fiorentina il sorteggio. Fiorentina qua nei nostri ambienti, no, dove si dice ma avete visto che campionato di merda che sta facendo, ma avete visto che ho messo quanto spende male, però abbiamo visto che stanno andando avanti in Europa, loro in Europa ci sono, se la stanno giocando, e hanno un quarto di finale contro il Lech Poznan e una semifinale eventuale che trovo la vincente tra Nizza e Basilea. Io dico, riferito ai miei colori, diamoci ben da fare come ha fatto Commisso, che intanto loro la coppetta se la stanno giocando e noi la stiamo guardando in televisione. Quindi merito e lode alla Fiorentina. Merito e lode alla Fiorentina. Auguro a loro di andare ancora avanti. Bene, detto questo, anche la Fiorentina ha, secondo me, un 75-25 favorevole a lei per passare il turno, se non addirittura un 80-20. Poi magari in semifinale la situazione potrebbe complicarsi, dipende chi vanno a pescare, ma sicuramente è una partita molto più in bilico. Detto questo, dunque, abbiamo riassunto quelle che sono state le sorti del sorteggio. Io direi che complessivamente per le italiane non ci si possa minimamente lamentare. Nel complesso, poi certo, vestendo le parti dello Juventino, che insomma faccio un po' fatica in questo caso, però insomma certamente non è stato idilliaco, però nel complesso Inter, Milan, Napoli non si potrà mica lamentare, Fiorentina non si potrà mica lamentare, vuole forse lamentarsi la Roma? Non penso proprio. La Juve, faccia la Juve, ok, e vedrà che tutto andrà come deve andare. Va bene, permesso e concesso? Grazie. Ora, ditemi la vostra, fatemi sapere qua sotto nel box commenti cosa pensate che ne sarà degli italiani, se siete d'accordo con le mie distribuzioni percentuali, altrimenti qua sotto box commenti a vostra disposizione. Attivate il campanello pastorale per rimanere sempre aggiornati qui nel giornale calcio dei video. E noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchiere da marmo, sorbolino.